342. Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, Simone Zagaria in regia per quest'ora insieme con 442, appuntamento per parlare del Napoli, di calcio, di quello che volete, ovviamente relativo sempre alla materia che trattiamo insieme a voi, con due modi per interagire con noi che oramai conoscete molto bene, ve li vado a ricordare: 081 546 6873 per intervenire in diretta telefonica, invece per intervenire e vedere letto il mio messaggio, il vostro messaggio da me con SMS e WhatsApp, c'è la possibilità di farlo attraverso il 347 490 0005. Già ne sono arrivati due che leggo velocissimi. Prima, proprio dell'inizio della trasmissione, ha scritto Salvatore Cesarano: contentissimo per Marek Hamsik, che con la sua nazionale si è qualificato, ora sarà ancora più motivato e quindi più forte, dice Salvatore da Castellammare. E speriamo, ha segnato due bei gol Marek, soprattutto il primo molto bello. Complimenti per la trasmissione, ringrazio Francesco da Frignano, siamo tuoi assidui ascoltatori, volevamo chiederti, secondo te era più fortunato il Napoli di Mazzarri o quello di Benitez? Ma io non credo che il Napoli di Mazzarri era fortunato, ha fatto qualche gol al 90esimo con meritandolo, se cercando fino alla fine. Quello di Benitez sinceramente fortunato non mi è parso proprio, se ricordiamo come la scorsa stagione in molte occasioni davvero degli episodi hanno determinato risultati sfavorevoli. Qui su fortunato io non direi particolarmente fortunato. Mario in diretta con noi. Sondo. Sì, ciao, buonasera. Io vorrei dire che sono molto contento del Napoli che sta in un grande campionato, un grande gioco, ma sapendo che Sarri è un allenatore che non vuole fare turnover, perché dice che gli dà fastidio, diciamo così, non è troppo giovane la squadra a fare qualche cambio, perché è vero che gioca bene, ma poi se mettiamo sempre gli stessi giocatori, se facciamo come Mazzarri, che la riserva giocano solo 2-3 partite e poi quando entrano in campo sono freschi e non entrano subito negli schemi. Grazie Mario, grazie, è chiaro il tuo intervento. No, io non vedo tante analogie, se devo dire la verità, nel senso che innanzitutto nella prima partita dove era possibile fare turnover, e mi riferisco a quella di Varsavia, è stato fatto anche in maniera abbondante. Ricorderei che hanno giocato solo 4 giocatori di quelli che ora stanno giocando abitualmente come titolari, mentre per tutti gli altri ruoli ci sono stati dei cambi, ha riposato Higuain, ha riposato Hamsik, hanno riposato un po' tutti in quella partita. Quindi il turnover ci sarà. Per quanto riguarda la partita, bisogna vedere anche di che tipo di partita parliamo. Sono capitate Lazio, Juventus, Milan in rapida successione, ora la Fiorentina, e in queste partite se hai un 11 che ti sta dando grandi risposte è difficile intervenire e cambiarlo, metto nei panni di Sarri, quindi condivido il fatto che lui non cambi e credo che invece un po' di turnover lo farà quando sarà il caso anche in campionato. Sicuramente ora in questa fase sarà più netto il turnover fra campionato ed Europa League, visto che comunque le risposte che sono arrivate anche da quelli che sono subentrati sono state positive, poi con sostituzioni ed altro tutti sono abbastanza sulla corda, credo, e quindi non vedo questo rischio che tu paventavi del calciatore dimenticato che poi quando è chiamato in causa ha perso il ritmo partita. Antonio in diretta con noi. Ciao, salve Paolo, buonasera. Buonasera a te. Io ti ho chiamato già le altre volte e questo mi ritengo proprio fortunato su sta cosa. Allora, da premettere, voglio fare un saluto a tutti quelli là che ci ascoltano, perché io li visito tutti i giorni per Napoli e provincia sugli... Non ti sento più. Mai dire che sei fortunato. Appena hai detto che avevi avuto la fortuna di prendere la linea, ti è caduta la linea. Quindi non lo dire, la prossima volta fai direttamente il tuo intervento, che non ha portato benissimo dirlo. Lino in diretta con noi. Ciao, buonasera, sono ciao, Lino Gallo. Ciao, buonasera. Ciao. Senti, io in questa euforia del Napoli, che sono tutti euforici, sono un po' dispiaciuto per la citazione di Gagliardini. Ora ti vorrei fare una domanda da esperto. Secondo te è proprio impossibile vedere Gagliardini nei tre davanti, sulla destra, sulla sinistra? No, no, o dobbiamo no, per forza di cosa considerarlo sostituto di Higuain? Perché no, questa no, è una cosa che purtroppo... Io lo considero più adatto a fare il sostituto di Cagliacono che quello di Higuain, figurati. Per me più tu, può fare. Secondo, sì, secondo me anche Sarri. Sì, Sarri anche lui ha detto che come punta centrale gli chiede un'interpretazione di un ruolo, punta centrale, un attacco a tre che non è nelle sue corde. Quindi anche Sarri sa che Gagliardini fa un po' di fatica ad essere unica punta. Fin quando deve giocare una coppia d'attacco, bene, ma unica punta fa un po' fatica, e quindi io credo che
anche Sarri lo inizia a vedere, lo inizia convinto. Sì, secondo quindi me sì. L'importante lo sai qual è? Secondo me l'importante è che si convinca di tutto questo Gabbiadini proprio, lui in prima persona. Appena si sarà convinto lui che lì si può ritagliare non una grande stagione, ma secondo me una grande carriera, se comincia a fare bene quel ruolo, a interpretare bene quel ruolo, secondo me. Intendi il ruolo di Higuaín? Sì, il ruolo di Calhecon. Con l'interpretazione diversa, quindi è chiaro. Bisognerebbe convincere anche De Laurentiis praticamente a cercare di trovare un sostituto. Di chi? Un sostituto di Higuaín, ma quello fuori dubbio, per me sì, io lo dico da sempre, per me se oggi mi dicono devi prendere un solo giocatore io prendo il vice Higuaín con caratteristiche diverse, perché centrocampo e difesa, uso una brutta parola, per una squadra ambiziosa non dovrei usare questa parola, ci arrangiamo, ecco, uso questa parola che non si dovrebbe usare, bisognerebbe avere sempre le soluzioni perfette, però ci si può arrangiare, capisci il senso, no, di quello che voglio dire, cioè, sì, ecco, metti El Kadouri, metti una volta, metti David Lopez difensore centrale, trovi le soluzioni, El Kadouri a centrocampo, Lopez difensore centrale, una, due, tre partite in emergenza la fa. Ma Enrique, invece quel Enrique giocatore che è nato lì, centrocampista? È Enrique che è nato centrocampista, cioè le soluzioni le trovi, invece per l'attaccante forte fisicamente che ti sblocca qualche partita inchiodata sullo 0-0 con la difesa avversaria molto chiusa, lì non l'abbiamo quel giocatore, non vedo soluzione. Ecco, lo avevamo. Lo avevamo, sì, purtroppo si è fatto anche male ora, Zapata, sì. È vero. Grazie Lino. Vabbè, ti ringrazio a te. Ciao, Massimo in diretta con noi. Ciao Massimo. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera. Sono Massimo. Senti Paolo, prima di parlare del Napoli, io ti volevo fare i complimenti per come fai il giornalista al Grazie. Napoli. E io ti seguo da tanti anni, da Telecapri Sport, forse pure prima, solo che purtroppo non sono mai riuscito a prendere la linea né nelle trasmissioni televisive né quelle radiofoniche. Oggi ho avuto l'onore di parlare con te. Volevo farti due domande. Sì. Allora, la prima domanda è questa. Allora, io ritengo, da appassionato di tattica come te, ma non bravo come te, che Jorginho e Valdifiori non sono uguali, cioè no, non sono simili, come tipo di, sei d'accordo con me? Non sono simili, cioè come ruolo semmai sì, però poi c'è l'interpretazione del ruolo, cioè uno è un po' più dinamico, mi riferisco a Jorginho, viene molto incontro al compagno per dettare il passaggio, insomma l'interpretazione del ruolo un po' diversa. Perfetto, e quindi la prima domanda che ti faccio è che cosa ha portato poi Sarri a, diciamo, a far giocare fisso adesso Jorginho? Perché io non vedo come una condizione fisica, cioè io non penso che Valdifiori sta fuori perché non è preparato fisicamente, io lo vedo proprio come tipo di gioco che fosse Sarri ha trovato in Jorginho più congeniale, sei d'accordo su questo fatto? Sì, ora dici il cambio di modulo, ti riferisci? Cioè, ora No, io mi riferisco proprio a come ruolo, cioè perché penso che... No, perché ci sta anche la lettura che è questa. Cioè che se fin quando dovevamo giocare il 4-3-1-2, quindi andare molto per vie centrali, quel calcio lo conosceva molto bene Valdifiori, anche se non era in forma, con quell'idea di calcio io credo che prima o poi Valdifiori avrebbe avuto più chance di Jorginho. Col 4-3-3 invece mi sa che Jorginho, proprio per una questione di occupazione spazi, di andare a pressare, di muoversi molto per farsi dare la palla, possa essere più congeniale. Questo, diciamo, se vogliamo fare un discorso tattico, in questo momento il discorso tattico non vale tanto, perché vale il fatto che è nettamente più in forma uno dell'altro. Perfetto, no? Perfetto. Paolo, e poi la seconda domanda, se mi puoi rispondere pure su questa. Contro la Juve, non so se ti ricordi, nel primo tempo Sarri fece giocare Insigne a sinistra e Mertens a destra, l'ha fatto solo per un tempo. Sì. Siccome io amo molto Mertens, anche amo pure anche col Carpi Insigne. Questo è successo. Ah, col Carpi, bravissimo. Sì. Volevo sapere, secondo te è ripresentabile questa situazione? Ma guarda, io ti dico la verità, io l'anno scorso l'auspicavo, addirittura dicevo, ma perché Benitez non li mette mai insieme Insigne e Mertens? Mi sembra che possano essere devastanti per la difesa avversaria. Ora, vista la partita e quel tipo di partita là, abbiamo fatto fatica, devo dire. Cioè, chi dei due andava a destra non riusciva ad interpretare bene quel ruolo, perché sono giocatori che oramai sono abituati a rientrare verso il campo partendo giocando dal lato non del loro piede, no? Quindi con il destro e la sinistra rientrano verso il campo. Esatto. Si sono abituati più a quel tipo di giocata. Ma quindi pensi che sia stata bocciata la formula? Bocciata oppure... no, però io credo che in questo momento, se dovesse giocare qualche volta qualcuno al posto di Calhecon, potrebbe essere veramente Gabbiadini. Solo Gabbiadini. Perfetto, Paolo, ti ringrazio. Grazie. È stato gentilissimo. Ciao. Ti ringrazio molto. Andiamo con qualche messaggio.
prima di andare in pubblicità. Sergio Maria, bevi l'acqua, ringrazio per i complimenti, voleva dirmi che Mazzarri è stato bravo, anche Benitez ha fatto il suo, anche lui ci ha fatto sognare, un po' meno motivatore, ma comunque ha fatto tanto per noi, e noi da ora a Sarri, che secondo me farà molto bene con quello che sta dimostrando, spero che mi trasmetta qualcuno come hanno fatto. Ma sì, ma sicuramente, Sergio, il discorso è che gli allenatori, secondo me, presi negli ultimi anni da De Laurentiis sono stati sempre molto positivi, poi a qualcuno sono piaciuti, a qualcuno no, però insomma sono stati degli allenatori che hanno una storia veramente buonissima. Non, ci sono allenatori che sono in giro e che allenano con risultati, con tanti esoneri e tante parentesi negative, che continuano ad allenare. Devo dire che non è il caso di quelli del Napoli degli ultimi anni, veramente. Allora, un altro messaggio è di Francesco Esposito sul 3-6-1, insomma, vabbè che noi giochiamo con i numeri, io sono il primo, visto che questa trasmissione si chiama 4-4-2, però il 3-6-1 altro non è che un 3-4-2-1, perché parliamoci chiaro, Borca Valero e Ilicic vanno a comporre un centrocampo folto davanti a Badeli e a Vesino, con gli esterni Blazikowski e Alonso, e quindi uno alla fine può dire sì, sei centrocampisti, però alla fine sono 3 difensori, sono 4 centrocampisti, poi 2 vanno ad appoggiare la punta, quindi però possiamo chiamare ogni modulo come vogliamo noi, però è un 3-4-2-1 abbastanza classico quello che sta utilizzando, che qualche volta cambia, devo dire la verità, però Sousa, non è che va col modulo fisso. Continuate a scrivere con la possibilità di intervenire con noi, 347-490-0005, a telefonare 081-546-6873, pubblicità. Eccoci nuovo in diretta, prima di andare al telefono con un doppio Luigi, ci sono due Luigi che sono prenotati e sono pronti ad intervenire, andiamo con qualche messaggio, continuate a scrivere 347-490-0005. Giuseppe, una squadra che vince 4-0 non si può discutere, è teoricamente perfetta, ma quali difetti ha questo Napoli? Cosa può essere migliorato ancora sia tatticamente che in sede di mercato? E tatticamente fare bene le cose che si fanno invece che per 70, 80, per 90 minuti, ma è difficile, però bisogna sempre provare a migliorarsi. Per quanto riguarda il mercato, invece l'abbiamo detto, se arriva un attaccante forte fisicamente, un altro centrocampista, un altro difensore a completare l'organico, migliora sicuramente l'organico. Nelle turnazioni si può avere sempre una squadra altamente competitiva. Il Napoli tira poco da fuori area, per questo incontra così tante difficoltà con squadre particolarmente chiuse. Era così necessario cedere Hiller, io l'avrei tenuto, dice Massimo San Giorgio a Cremano. Il rapporto insomma era un po' esaurito, nonostante sia stato un professionista molto serio che ha fatto bene, però nell'aria c'era questa cessione. Dico, mi dispiace tecnicamente, però capisco che era un ciclo che si era interrotto. Ciao Paola, sono Laura. Secondo te, se il presidente acquistasse il titolo di una squadra di Lega Pro, non sarebbe un ottimo investimento, dando anche la possibilità di giocare titolare tanti calciatori che non vengono utilizzati quando la società li dà in prestito? Sì, anche di più io direi. Una squadra all'estero, come ebbe modo di dire una volta De Laurentiis, secondo me sarebbe buono una squadra all'estero, anche una squadra di una Serie A inglese, spagnola, tedesca, una squadra che ti può consentire di mettere anche giocatori giovani presi di livello internazionale per provarli in un campionato ad alto livello, secondo me sarebbe un buon investimento. Francesco Orlando, complimenti per la trasmissione, competenze e sincerità, ti ringrazio. Fa parte del passato parlare di Benitez, però lui è stato un grande stimatore, Francesco, di Benitez, però gli rimprovera 3 cose che vado a leggere. Gestione, ruolo e sostituzione del mitico capitano Hamsik, l'aver fatto acquistare e giocare De Guzman al secondo anno, non avendo ricevuto sul mercato quanto richiesto da uomo, doveva alzare i tacchi e dimettersi. Queste 3 cose sono le cose che non sono piaciute, però poi ricorda tutti i successi, le cose positive e le cose negative che sono accadute veramente per un non nulla nel finale di stagione. Daniele Risitano, complimenti per tutte le trasmissioni che fai, grazie. Secondo te quali caratteristiche sarebbero richieste all'ipotetico acquisto in difesa? Sarebbe il compagno ideale di Koulibaly o di Albiol? Ma io penso che uno che è forte, poi una volta può giocare con uno, una volta può giocare per un altro, non direi arriva quello, esce quell'altro, questo non lo direi. Certo, in prospettiva il Napoli deve trovare il difensore centrale titolare per fare una coppia di tanti anni forte con un Koulibaly che cresce di stagione in stagione, questo mi sembra evidente, proprio per un dato anagrafico. Luigi in diretta con noi. Ciao Paolo, sono Luigi. Ciao Luigi, buonasera. Allora, di tutto volevo dirti che la prima volta che partecipo ad una trasmissione radiofonica, nelle trasmissioni ci sono sempre toni molto stemperati, molto pacati, quindi si può parlare di calcio certo, in maniera molto tranquilla. Paolo, volevo fare con te un passaggio, no? Del biennio Benitez, così agganciandomi anche all'ultima mail dell'amico. E dove sta andando adesso il Napoli, per vedere se condividi la mia linea di pensiero, anche per quello che è successo. Noi siamo venuti, secondo me, da un primo anno di Benitez quasi perfetto, con una campagna acquisti
azzeccata quasi al 100%. Poi, diciamo, il Napoli, secondo me, De Laurentiis ha scherzato un po' col fuoco, aspettando di investire dopo la qualificazione in Champions. Alla fine ci siamo scottati e come. E quindi questo, diciamo, la stagione è iniziata male, poi durante il percorso l'abbiamo aggiustata, poi c'è stato un nuovo momento difficile, poi l'abbiamo riaggiustata, sì. Vedi Wolfsburg, e poi alla fine qualche cosa non è andato bene per poco. Questo in sintesi, in, diciamo. Sì, anche in alcuni giocatori, quello che percepivamo noi, no, di un mercato non positivo, secondo me l'hanno percepito un po'. Sì, ma era arrivata anche un segnale. Guarda, io credo che i calciatori a quel livello di professionismo così alto diano sempre il massimo. Dopodiché, se tu lo fai in un clima di grande entusiasmo, dove vedi che un progetto sta andando avanti o è in partenza e vuole crescere stagione dopo stagione, ci metti, automaticamente ti parte un certo tipo di entusiasmo. Ti parte meno quando vedi che quel progetto si sta esaurendo. Insomma, l'avevamo capito tutti che si stava per esaurire. Quindi, senza fare la solita caccia violenta al colpevole, trovare i responsabili, analizzare le cose, come dicevi tu, parlando di calcio seriamente e serenamente, si possono analizzare le cose. Invece qui si cerca la caccia al colpevole, bisogna sempre parlare con livore, con maniera dura, bisogna sempre estremizzare. Si è criticato anche troppo un allenatore che, ma anche si è trovato, sì, che parla da solo, e poi ha fatto vedere anche a Napoli, no? Sembra che la gente, per come comunicano alcuni, sembra che abbiano l'idea che la gente, se non dici cose estreme, non ti ascolta. Io ho elementi opposti proprio. Io penso che la gente, quando dici sempre cose estreme, dopo poco si scoccia. Comunque, per quest'anno, quello che è successo, adesso da quest'anno mi sembra che si stia un po' ripartendo dal basso, quindi con un mercato più stile 3-4 anni fa, insomma, sì, con dimensione più adatta a quello che siamo. Siamo un po' ridimensionati, però se ma più di me questo, io non ci metterei il ri davanti, direi dimensionati, perché la nostra dimensione è questa, probabilmente. Sì. Cioè, tanto però i top player non vengono qui, non possono venire. Si può ripartire, si stanno, secondo me, forse gettando le basi, però se tutto l'ambiente resta unito, certo, per una nuova era, diciamo, una nuova era pluriennale, perché a De Laurentiis piacciono i monogami, lo sappiamo bene. Ma è forse giusto, contarsi, perché poi dopo tu devi avere il gioco, no, che ti fa la il Napoli per diventare la squadra più forte d'Italia, parliamo chiaramente. Deve arrivarci attraverso l'organizzazione di gioco, non lo potrà mai fare tenendo tutti i più grandi giocatori che ci sono, questo non succederà. Allora volevo solo sapere se secondo te veramente, voglio sapere il tuo parere, si stanno creando i presupposti per creare un'era di, sì, la sensazione è quella, poi nel calcio, sì, la sensazione è quella, Luigi, poi nel calcio le cose cambiano velocemente, qui dobbiamo sperare solo che possano cambiare in meglio, però nel calcio, come abbiamo visto l'anno scorso, sono cambiate tante volte, la scena è cambiata tante volte, da super positiva a super negativa, che nel calcio è difficile sbilanciarsi, però la sensazione è la mia, è uguale alla tua. Grazie. Grazie a te, ciao Paolo. Da Luigi a Luigi. Luigi, ciao. Ciao Paolo, buonasera. Ciao, buonasera. Sono fatti complimenti a Fred, dove finire sabato. No, grazie, grazie. Volevo un paio di considerazioni, visto che, così, la mia curiosità, sono solo io che penso che gli allenatori, visto che qua ormai va di moda fare gli allenatori, io penso che gli allenatori non vadano... non ho capito l'ultimo passaggio. Gli allenatori non devono essere classificati dal più bravo al più scarso in base ai trofei vinti, perché il trofeo può essere per me anche, sì, una salvezza, è vero. con una squadra scadente di un allenatore porta la salvezza a una squadra, come no, questo è vero, questo è vero. Infatti, Mazzarri, l'impresa di Mazzarri resta quella salvezza con la regina, per dire, no? A proposito, quella è l'impresa, per esempio Benitez, il grande risultato suo resta la vittoria del titolo col Valencia, sì, ecco, per dire, sì, delle cose. No, io a proposito di questo volevo chiederti, secondo te, dal Napoli di Maradona, quindi diciamo da Ottavio Bianchi ad oggi, rapporto squadra risultato ottenuto, chi è stato il miglior allenatore a Napoli? Secondo te, la tua, così, io ho una mia idea. Io per il momento metto da Maradona in poi, dici tu, gli ultimi anni. Da Ottavio Bianchi, che ha vinto scudetto e Coppa UEFA ad oggi. Tre allenatori hanno dato al Napoli una personalità da grande squadra, secondo me, in questi che sono 20, di quanti anni stiamo parlando? Di 20, 25 anni? 30 anni. Allora 30 anni. Io ti dico che tre allenatori ci hanno dato
la personalità da grande squadra, poi qualcuno ha fatto di più, qualcuno di meno come risultati. Questi tre allenatori secondo me sono Lippi, Mazzarri e Benitez. Ed ora speriamo che Sarri li superi tutti e tre. E Benitez. Al di là dei risultati, tu mi hai chiesto, come impronta, come idea di gioco. Come risultato a fine campionato, a fine stagione. Ecco, per risultato a fine campionato ti potrei rispondere lo stesso. Certo, Novellino ha fatto una promozione, Rey ha fatto due promozioni, quindi potrei mettere anche loro. Però ci ho messo vicino anche proprio la qualità di gioco, la personalità, e perciò Novellino e Rea, che sono due che anche loro hanno fatto bene in questi 20 anni, hanno ottenuto il risultato che dovevano ottenere a Napoli, li potrei mettere subito dietro quei tre che ti ho detto. Ok, vabbè, è una mia considerazione, visto che io considero le altre immagini al materiale umano che hanno a disposizione. Sì, infatti, sì. Al risultato, per me, da Paolo Bianchi ad oggi, migliore è ancora Mazzarri. Perché Mazzarri, sì, Mazzarri ha fatto qualcosa di... Secondo e terzo con Aronica, brava, pazienza. Certo, non si discute quello che ha fatto Mazzarri, non si discute. Lippi alla fine, tranne qua una qualificazione in Coppa UEFA, poi non è che... Vabbè, però era un anno particolare, E Napoli qualche giocatore ce l'ha via. Come no? Grazie Luigi. Velocissimo che la pubblicità. Un appello ai tifosi e anche all'ambiente stampa, tutto proprio l'ambiente napoletano. Stiamo già pensando al mercato di gennaio, facendo lo stesso errore che abbiamo fatto ad agosto, a luglio, perché noi pensavamo che Koulibaly non era buono, che Jorginho doveva andare al Torino, a Sassuolo, perché era un giocatore da salvezza. Sì. Stiamo facendo lo stesso errore perché stiamo sottovalutando due giocatori che sono Kirikesh. Sì. È lo stesso Valdifiori, che se ritorna in condizioni normali è un ottimo centrocampista. Ma guarda, ti rispondo subito, Luigi, perché grazie. Rispondo alla pubblicità, veramente ti rispondo velocissimo su questi due calciatori. Su Valdifiori ho ancora qualche perplessità, voglio essere sincero, spero di poterle immediatamente eliminare nelle prossime settimane con sue grandi prestazioni. Su Kirikesh invece sono d'accordo con te, un giocatore che è il capitano di una squadra che andrà a giocare agli europei, un giocatore di personalità, di qualità, e penso che non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutarlo. Sono d'accordo con te. Leggo questo e poi vado in pubblicità. Alfio da Napoli mi fa notare una cosa: visto che l'Olanda è fuori dall'europeo, a questo punto De Guzman potrebbe non avere ambizione nell'andare via per giocarsi appunto gli europei, visto che l'Olanda non ci andrà. Non è il caso secondo te di recuperarlo, bisogna vedere che rapporti ci sono. Io penso che i rapporti siano deteriorati, poi se lo reintegrano la mezzala può farlo anche sicuramente, delle rotazioni qualche volta De Guzman in questo 4-3 ci sarebbe il ruolo per lui, però non lo so, probabilmente i rapporti sono chiusi e quindi si proverà a fare altro, e come per me come se non ci fosse. Sì, è ancora un tesserato del Napoli, però se ho capito bene mi sa che è un giocatore che non viene considerato realmente nella disponibilità di Sarri. 347-490-0005 per SMS WhatsApp, 081-546-6873 per le vostre telefonate. A tra poco. Vado veloce perché sono davvero tanti i messaggi che sono arrivati al 347-490-0005. C'è una finale da vincere domenica, partita difficilissima, ma con la giusta abnegazione e umiltà, vincere per sognare il tricolore sotto il Vesuvio. Saluti e forza Napoli, complimenti da Nicola da Ischia. Renato vuole sapere quale sarà la chiave tattica della partita, sulla zona del campo dove si deciderà. Sarebbe banale dire centrocampo, si può decidere dovunque, l'importante è chi riuscirà a fare meglio le cose che sa fare. Tutte e due le squadre finora hanno fatto molto bene sia fase attiva che passiva. Maddalena da Pomigliano voleva chiedere cosa può spaventare della Fiorentina. Saremo da scudetto in caso di vittoria, presto per dirlo anche in caso di vittoria. La Fiorentina secondo me era entusiasmo in questo momento, oltre a una buonissima organizzazione di gioco, sono le armi che ha questa squadra. Enzo Cascello, partita di domenica vale 3 punti come tutte le altre, non va caricata molto, no? Va detto che è importante perché comunque è uno scontro diretto. Negli ultimi anni Napoli e Fiorentina sono venute sempre, sono arrivate sempre a stretto contatto. Alla luce del ritardo di Strinic nell'interpretazione, quanto gli chiede il mister, dice Francesco Savarese, per avere un ricambio sugli esterni, come vedi Koulibaly a destra, Kirikesh al fianco di Abbiolo, Goulam e Isai a sinistra? No, io non riporterei Isai a sinistra perché a destra sta facendo molto bene, e Koulibaly lo lascerei in mezzo, sinceramente. Altri messaggi, non pensi che sia errato, dice Nunzio, dire che i top player non possono venire, Pipita chi è, Insigne, Mertens, Reina, Amsic, che non minimizziamo sempre, va bene volare basso ma nemmeno mortificare, basta Benitez, viva Sarri, no ma io non è che ho mortificato, io quando dico top player in questo momento mi riferisco soprattutto a Higuain, non che è un giocatore di un livello assoluto, che Napoli per acquistare il suo cartellino l'ha pagato quanto l'ha pagato, poi io sono un grande estimatore di tutti i giocatori che tu hai nominato, però insomma
da fuori classe a top player, possiamo fare delle discussioni, ma è importante capire che Napoli non andrà a prendere il giocatore il cui costo del cartellino vale 25, 30 milioni, 40 milioni. Questo è un po' più difficile che succeda, questo intendevo dire, e quindi intendevo dire che miglioreremo la squadra anche con acquisti intelligenti, anche di giocatori che quando arrivano semmai valgono 10, poi con quello che dimostrano a Napoli diventano giocatori di 30-40, non come Higuain che è arrivato già a Napoli da giocatore di valore assoluto. Perché? Perché c'era un momento particolare che era partito un top player super pagato in uscita e quindi avevamo la possibilità di prenderne uno in entrata, mi riferisco a Cavani e Higuain ovviamente. Paolo, tu che sei amante dei numeri e delle statistiche, sai che nella storia del calcio Napoli c'è stato mai un allenatore che in due anni abbia fatto meglio di Rafa? Non lo so di preciso, sicuramente so che il record di punti lo hanno ancora Benitez e Mazzarri ex aequo con 78 in due stagioni consecutive. Filippo Alfano, Allan somiglia a Emerson, Emerson era un po' più regista, lui è più un incursore, una mezzala o un mediano a seconda del modulo dove si gioca, ma non sono proprio simili le caratteristiche, con Emerson che era più regista davanti alla difesa. Simona da Lodi, tifosissima del Napoli, mi dice: improbabile vedere Mertens da trequartista dietro Gabbiadini e Higuain. Sì, io l'idea del trequartista a questo punto l'accantonerei, continuerei a giocare con i tre attaccanti, e Mertens soprattutto è un giocatore che mi piace molto di più quando parte dall'esterno. Massimo in diretta con noi. Sì, ciao Paolo. Ciao, buonasera. Volevo chiederti una cosa dal punto di vista tattico, diciamo. Ma per una squadra, quando si affrontano, è meglio che l'altra squadra sia tirata a specchio, diciamo, o è meglio avere dall'altro lato uno schieramento diverso, in modo che... Dipende da quello che vuoi fare. Dipende da quello che vuoi fare. Nel caso del Napoli è meglio... Dico questo per farti capire come la penso io e come sicuramente la pensa Sarri, è meglio non fregarsene proprio di come gioca l'avversario, fare quello che sai fare, giocare sempre col 4-3-3, con l'idea di andare a pressare alto, sempre lo stesso idea di calcio, senza farsi condizionare dall'avversario. Ho capito, quindi non è una questione di spazi, diciamo, da occupare. Dipende, tu te li trovi se fai bene le cose che sai fare, indipendentemente da come l'avversario si schiera. Certo, se l'avversario si mette tutto vicino alla sua area di rigore, a protezione, devi fare qualche cosa di diverso, questo sì. O devi avere calciatori diversi più che fare qualcosa di diverso. Ho capito. Quelli con il grande tiro da fuori, per esempio, oppure quelli forti di testa in aria, no? Invece noi entriamo sempre con la qualità del palleggio. Grazie. Ok, poi un'ultima cosa volevo dire, se posso. Sì. Io volevo parlare a proposito della campagna acquisti. Per me è una campagna acquisti ottima, in virtù che il presidente ha mantenuto tutti i vari top player, cioè i giocatori importanti che avevamo. E poi noi in casa avevamo dei giocatori straordinari che però purtroppo erano utilizzati male. Il lavoro di Sarri sta andando ai loro livelli, vedi tipo Jorginho, il ritorno in posizione di Amzic, Koulibaly, chi pensava che potesse avere queste potenzialità? Io per me su Benitez ho sempre tanti dubbi di un grande allenatore, che secondo me a Napoli non l'ha dimostrato. Va bene Massimo, grazie. Ciao, grazie. Antonio in diretta con noi. Ciao Paolo, ho ripreso la linea, fortunatamente. Ah sì, Antonio, non dire fortunatamente, va. dai, che ci ho provato, sto col telefono in mano da prima. Allora, a parte che tutti i saluti che ho fatto, vabbè, eravamo rimasti ai saluti. Sì. Volevo dire, ho sentito Marciano che stamattina parlava che non conosceva un fiorentino. Noi ce l'abbiamo in casa Kiskis, è tipo Felo. Dobbiamo un pochino chiamarlo e sentirlo cosa ti farà domenica, cosa farà. C'è quello della network. Mi trovi impreparato sull'argomento, devo dire. No, è simpatizzante. Io so che ti fa proprio Fiorentina. Io sono proprio convintissimo. E lo dobbiamo chiamare. Domani mettiti appunto questo, lo dobbiamo chiamare, glielo dici, per Marciano. Oppure penso di chiamare. Vabbè, io faccio filo diretto con i tifosi, non chiamo nessuno. Quindi filo diretto con i tifosi, parlo con voi. Sì, dai. Sì, comunque io dico sempre e rimango con il pensiero che il Napoli, anzi sono pure contento di questa pausa che c'è stata, così a tutti quanti hanno preso un po' di fiato e il resto del parere, e loro devono tremare di noi, non che noi dobbiamo temere a questa Fiorentina o un'altra squadra, perché il Napoli come sta facendo sta continuando con i passi giusti, con le persone giuste, e per ora
tutta la stampa, i settori e quant'altro non devono assolutamente parlare di altro che di come sta giocando bene, a mio parere, dal mio punto di vista, perché vanno solo a toccare dei tasti non consoni. Questo è tutto. Grazie Antonio. Ciao, alla prossima. Grazie, alla prossima. Allora, il Napoli è una squadra competitiva, se l'ambiente si dimostrerà maturo la squadra dirà la sua fino alla fine. Chi continua ad attaccare il presidente ormai anche per partito preso, per favore, voi della stampa secondo me dovete premere per una soluzione al problema stadio. La stampa deve premere per una soluzione, ripete Rosario da Mugnano. Premere fino a un certo punto, devono trovarla loro, noi possiamo auspicare che ci sia. Uno dei problemi è il mancato utilizzo di Gabbiadini. Quale suggerimento daresti a Sarri per un suo più frequente utilizzo, Carlo? Vabbè, non devo dare io suggerimenti a Sarri, Sarri lo sa e credo che l'abbia individuato. Farlo giocare qualche volta partendo da destra, come già si è iniziato a vedere. Poi, da Soccavo, mi scrivono Salvatore, Gianni, Jessica, Ciro, Antonio e Zanini, sempre presente. La domanda è questa: riprenderesti Berami? No, non lo riprenderei, mi sembra un giocatore in evidente parabola discendente. Riusciamo a fare Alessandro oppure Alessandro? Alessandro in diretta, ciao. Pronto Paolo, buonasera a te, buonasera. E a tutti i radioascoltatori. Io vi identifico solo per farvi conoscere, sono Alessandro della proposta del Mental Coach. Devi andare velocissimo però Alessandro, perché ho la pubblicità. Sì. Sì, dimmi. Posso parlare? Sì. Ah sì, no senti, volevo fare soltanto una considerazione e vorrei sentire la tua opinione. Sì. Senti, affrontiamo una squadra con una difesa fortissima, escluso il Torino, hanno subito un solo gol nelle precedenti 6 partite. Secondo te, io penso, riusciranno a bloccare bene Insigne, bene Higuain, ma potrebbe essere la partita del nostro capitano? Aspetto l'ascoltatore sposta per grazie, l'altro. Grazie, ma non lo so, secondo me è la partita del Napoli. Io non credo che, ora, una volta segna 2 gol Higuain, una volta segna 2 gol Insigne, io vedo un livello di prestazioni di tutti gli 11, più quelli che entrano anche, molto simile. Poi qualcuno fa il gol, fa la grande giocata e si merita il voto in più, però io non credo che in questo momento il Napoli possa essere la squadra della partita di o di quell'altro o di quell'altro. È proprio il Napoli, se riesce a fare il Napoli come collettivo in questo momento, è quello che ci porterà a vincere tante partite. 347 490 0005 per i messaggi che andremo a leggere poi nell'ultima parte di questa puntata di 442, dove ovviamente avremo ancora filo diretto con le telefonate 081 546 6873 a tra poco. Eccoci qui in diretta, ultimo blocco di questo appuntamento con 442, poi torniamo domani, siamo in onda tutti i giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 19 su Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della società sportiva Calcio Napoli. In diretta con noi c'è Paolo. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera a te. Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io ti volevo chiedere una cosa, almeno questa è la mia impressione. Da quando è cambiato questo benedetto modulo 4-3-3, io ho l'impressione che comunque io vivo le partite proprio tranquillo, cioè dico tanto prima o poi il Napoli dentro la butta, cosa che non succedeva l'anno scorso. L'unica sensazione che ebbi l'anno scorso con il modulo di Benitez era Napoli-Roma, quando giocò quella magnifica partita il Napoli, vabbè, tanto prima o poi il Napoli vince, perché comunque non può non vincere. Invece da quando ha cominciato con questo nuovo modulo, io dico, gioca talmente bene che vivo le partite proprio sereno, tranquillo, senza quel patema. Vabbè, poi forse sereno, tranquillo, perché a un certo punto siamo 3-0, 4-0, 5-0, anche per questo, però, perché noi come tifosi poi, come esperti di calcio, possiamo essere sereni perché vediamo la squadra che gioca bene, però con la Juventus abbiamo visto una squadra che ha giocato benissimo, però sereni non eravamo perché eravamo 2-1, no? È così. Sì, questa, però comunque questo ho capito, questa è la visione del tifoso, poi vedendola Sì. Gli allenatori della domenica, no, diciamo, io sono combattuto, nel senso che il tifoso, se non andiamo 3-4-0, non è tranquillo il tifoso che è in me. Da un punto di vista del gioco anch'io sto avendo la stessa sensazione tua, cioè che il Napoli controlla molto bene il campo e mi dà quella sensazione di tranquillità, sì. Esatto, cioè vedo proprio più sereno. Poi è il tifo che ci frega, diciamo. Vabbè, quello sì. Ti ringrazio, grazie, di nuovo complimenti, grazie. E buona serata. Grazie, grazie. Del resto il tifo è una cosa talmente bella che, come tutte le cose della vita, deve avere qualche risvolto negativo, e quindi è bella perché ti fa vivere grandi emozioni, grandi gioie, il tifo, la passione per una squadra, però ti fa godere un po' meno a volte lo spettacolo calcistico perché sei troppo preso dal fatto che ci sono i colori che tu ami sul terreno di gioco. Questo è ovvio, lo so, lo sanno
lo capiscono perfettamente tutti quelli che sono contemporaneamente grandi appassionati di calcio e grandi tifosi del Napoli, come me capiscono perfettamente quello che sto affermando. Liberato in diretta con noi. Ciao, buonasera, buonasera Paolo. Ciao. È inutile che ripeto, sei il numero uno, quindi è stato inteso. Paolo, allora senti un poco, ci manca anche un poco quella bella partita che si vince al 90esimo, 1-0, proprio bella. Sì, è bella, hai ragione, è la più bella di tutte, però se me le fai vincere tutte 4-0 firmo io, sono più contento. Senza ombra di dubbio, e poi la mia, la butto là. Sì. Per il mercato. Numero 3 giocatori, senza mettere troppi soldi sul banco. In difesa vorrei un tipo al dico nomi vecchi con le caratteristiche, però sì, capito. Secondo me Kirikes è il sostituto di Abiol, vorrei uno alla Cordova, quello che c'aveva veloce, uno veloce, sì, un brevilino veloce, bello, un mazzino per poter fare respirare un po' a Koulibaly, sì. Un centrocampista che faccia riposare un po' Alan Amsic, quindi non insisterei nemmeno sul Soriano, perché personalmente non mi priverei nemmeno di Zuliga io per Soriano, ti dico la mia per il mio punto, sì. come vedo il calcio tecnicamente parlando sono d'accordo con te, poi ci sono altri mille discorsi dietro, però tecnicamente parlando io sono d'accordo con te, perché poi ricordiamolo, perché noi parliamo ormai di Zuniga sempre come situazione particolare, poi se dobbiamo fare un discorso tecnico proprio di qualità tecnica, Zuniga recuperato in questo Napoli che vuole giocare a calcio, che arriva attraverso il fraseggio, un tocco, due tocchi, qualità nelle giocate, lui ci stava bene, non benissimo, non bene, però purtroppo le cose sono andate come sono andate. E lo stesso dica si per un attaccante, ci abbiamo Gabbiadini, ma se c'è mal di pancia è arrivato a un certo punto, anche se sono parole pensa dei procuratori queste qua e non sue, però se c'è mal di pancia dovrebbe andare via e prendere un attaccante, anche da per dirti un esempio, un'acqua fresca, no, ti porto un esempio. Un'acqua fresca ci farebbe anche comodo a Napoli, per non dire che accetta, ho capito, uno che accetta il ruolo di vice, esatto. Sapendo che il minutaggio sarà basso. Perfetto, grazie, liberato. Perfetto. Ok, un saluto. Grazie. Allora, continuate a scrivere, anche se siamo proprio alle battute finali, al 347-490-0005. Fabio mi fa una domanda, Fabio Carrino, è interessante, domanda tattica. In quali situazioni nel corso delle varie gare Sarri potrebbe decidere di passare al 4-2-3-1 di Benitenziani a memoria, come ha già fatto contro il Carpi? Secondo me, ti rispondo con precisione, proprio in quel tipo di partite, secondo me addirittura ad inizio secondo tempo, senza aspettare, non so, ora non ricordo quando l'abbia fatto, se negli ultimi 10-15 minuti, io direi certe partite quando l'avversario rinuncia, possiamo farlo subito, Jorginho e Allan in mezzo al campo e poi Gabbiadini, Mertens, Insigne, Cagliacon, tre di questi quattro alle spalle di Higuain, o anche Amsic stesso più avanti, tre dietro Higuain lo possiamo fare in qualche partita 4-2-3-1 quando gli avversari dimostrano proprio di non voler giocare come ha fatto il Carpi, e quindi nel secondo tempo praticamente pericolo ripartenze zero. Francesco in diretta con noi per chiudere questa puntata. Buonasera Paolo, è sempre un piacere parlare con grazie. Te. Senti Paolo, io praticamente sui social sto vedendo molto che praticamente questo Sarri lo stanno portando, cioè, come San Gennaro, e stanno buttando tutto via il lavoro che è stato fatto da Mazzarri e da Benitez. Cioè onestamente una parte di tifosi, io dico che siamo fatti male. Cioè tutto quello che è stato fatto da Benitez e da Mazzarri lo stiamo buttando via. Lo so, però pochi, guarda, credimi. Sono pochi e sono anche influenzati da un certo modo di fare di molti miei colleghi e di alcuni opinionisti di TVR che hanno influenzato in negativo. Io sai come la penso, quindi è inutile che te lo dico, penso come te, e quindi figurati. No, perché sai, cioè, le prime tre giornate al momento lo volevano uccidere, ma adesso lo stanno elogiando. Cioè, speriamo che andiamo sempre avanti così, perché non sia mai, verrà messo anche sul banco dei deputati anche per anni Sarri. Speriamo bene, grazie. Buonasera. Ciao, grazie per il tuo intervento, che era l'ultimo di questa puntata. Ho tempo per un ultimo messaggio. Sergio Grassia dice: a noi servirebbe un clone di Sarri che alleni la primavera in modo da farci trovare giocatori giovani pronti. Ora, questa vecchia idea di tenere tutte le squadre con lo stesso modulo, a parte il fatto che credo che la primavera giochi così, se non mi sbaglio, Di Saurini giochi 4-3-3, però non l'ho vista quest'anno, però pare che abbia questa idea e questa impostazione dal punto di vista del sistema di gioco, però al di là di questo fare lo stesso modulo non basta,
tutto il settore, tutte le squadre del settore giovanile. L'esempio che viene a tutti quanti in mente è quello del Barcellona, dove non è che fanno tutti lo stesso modulo, sì, ma vengono impostati tutti con la stessa filosofia di calcio, quindi è proprio un discorso molto più ad ampio raggio che quello legato strettamente ai numeri. A proposito di numeri, vi ricordo 442, il nostro appuntamento quotidiano su Kiss Kiss Napoli torna domani, grazie a Simone Zagaria in regia. Ora Walter De Maggio con il governatore nella prima parte dell'appuntamento che segue il mio, e poi subito dopo Francesco Marciano per una ora di Radio Gol. Noi ci risentiamo domani, un saluto da parte di Paolo Del Genio e buon